Serie B con te.it, il campionato degli italiani. La domenica della 32esima giornata in Serie B con te.it si chiude con la sfida tutta dal sapore playoff tra Bari e Novara. Pugliesi sull'altalena dopo l'1-0 sull'allora capolista Frosinone. Sabato scorso hanno subito un rovescio clamoroso, 4-0 a Trapani. La squadra di Colantuono torna però nel fortino del San Nicola, dove vince da 4 gare di fila. Attenzione al rendimento anche dei ragazzi di Boscaglia, reduci da ben 9 risultati utili consecutivi, e anche la riedizione della gara playoff dell'anno scorso con il successo 3-4 del Novara ai supplementari, era il 25 maggio 2016. Oggi si parte agli ordini del signor Pasqua di Tivoli. Subito al secondo minuto da Brienza, dentro per Floro Flores, la conclusione viene respinta da Da Costa, poi libera la difesa della Novara per Floro Flores. Oggi sono 500 gare tra i professionisti, continua a spingere il Bari. Salzano apre a sinistra per Brienza, il diagonale a pelo d'erba che si spegne sul palo pieno a Da Costa, strabattuto. Palla in angolo sul successivo corner, l'apertura mancina di Brienza per la botta al volo di Fedele, ancora palo, il secondo legno in 60 secondi per il Bari, partito veramente a mille all'ora. Insiste la squadra di Colantuono, Sabelli, un lancio che diventa preda di Brienza in posizione regolare, la rovesciata tentata da Floro Flores, palla sul fondo, Bari in spinta, Bari che meriterebbe ampiamente il vantaggio. Ancora i pugliesi, Sabelli dentro per il colpo di testa a lato dell'onnipresente Floro Flores, che vuole il gol in un appuntamento statistico così importante. 41esimo, l'esterno sinistro di Brienza per Floro Flores che supera Da Costa in uscita, la palla indietro ancora per Brienza che questa volta con il mancino non c'entra la porta. Novara in affanno, Novara che chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0, risultato che sta strettissimo alla squadra di Colantuono, che comincia la ripresa con lo stesso piglio. 50esimo, da Galano a Floro Flores, ancora lui, tiro di destro in diagonale, ci mette i guantoni Da Costa per respingere, sempre Bari. Brienza dentro per Floro Flores, siamo al 56esimo, lo spunto su Lancini, la diagonale di sinistro, palla che fa la barba al palo. Il Novara ha fatto entrare Galabinov, reduce dagli impegni con la Bulgaria, ma è ancora il Bari in avanti, tanto per cambiare, con il destro di Floro Flores che si spegne sul fondo. Colantuono inserisce anche Maniero, un quarto giocatore offensivo per cercare il vantaggio. Il Novara prova a rendersi pericoloso, la sponda all'indietro di Galabinov per Sansone che vede Casarini che aveva cominciato l'azione, il destro da dimenticare dell'ex giocatore del Cagliari e del Bologna. Palla sul fondo, altro lancio illuminante di Brienza per Floro Flores, aggancio con qualche problema, rimedia in calcio d'angolo Mantovani. Nel finale di gara il Bari spegne un po' le proprie energie, ci prova l'89esimo, Fedele dalla grandissima distanza, Da Costa lascia che il pallone Sibili sul fondo. Il Novara è vicino alla conquista di un punto sofferto quanto prezioso. Al 93esimo addirittura Casarini sfiora la botta del colpaccio, un brivido per Mikai e per il San Nicola. Finisce la partita Bari-Novara 0-0. Il Bari raggiunge il Cittadella a 47 punti, il Novara, la Virtus Entella, a quota 46, ma è fallito da entrambe l'assalto al quarto posto.